Lo speciale di oggi è dedicato all'incontro con la professoressa Enza De Francisci, professoressa inglese originaria di Naro. E infatti siamo ospiti della sede dei contemplativi di Naro, presieduta questa sede, questa associazione, da grande Massimiliano Arena. La professoressa Enza De Francisci è professore associato presso l'Università di Goldwell in Gran Bretagna e insegna traduzioni linguistiche, ora ci spiegherà meglio, oltre che essere direttrice del master sempre di traduzioni all'Università di Onakai in Cina, quindi una personalità di grandissimo spessore culturale. La stiamo incontrando perché progettiamo assieme con la professoressa e con l'Università di Glasgow, progettiamo la manifestazione internazionale pirandelliana per il 28 giugno, per celebrare il 157° anniversario della nascita di Pirandello al Caos. E quindi con piacere ospitiamo la professoressa e chiediamo alcune cose importanti. Intanto mi interessa sapere come la professoressa presenta il nostro Luigi Pirandello in Inghilterra, a Glasgow, e se Pirandello ha una sua dimensione conoscitiva nel territorio di Glasgow e dell'università. Qual è l'attività che tu, intanto grazie per essere ospite della nostra emittente. Prego. Allora, all'Università di Glasgow tengo lezioni su Pirandello nell'ambito del programma Masters in Studi Traduttivi. Mi concentro in particolare su come Pirandello traduce le sue opere teatrali dialettali in italiano e come queste sono successivamente tradotte in inglese. Nel 2013 ho avuto la fortuna di essere il consulente linguistico per la produzione di Liolà al National Theatre a Per la Londra. produzione di? Di Liolà a Londra, Ah, io là, sì. sì, al National Theatre. Ah, bene. Questa è una delle esperienze che presento ai miei studenti come esempio di processi di traduzione collaborativa in una produzione. E questi argomenti sono anche parte integrale delle mie lezioni in Cina, dove dirigo un master's in studi traduttivi all'Università di Nankai. In realtà il nostro incontro nasce per questi viaggi in Cina che abbiamo fatto noi e che hai fatto tu. Quindi tu fai attività a Glasgow e a Londra pure, per i teatri di Londra. Sì, lavoro con. Londra è la patria del teatro europeo, ci sono migliaia, non migliaia, centinaia e centinaia di teatri. Sì, ho lavorato al National Theatre a Londra e anche all'Istituto di Cultura Italiana a A Londra. Londra, si sente, volevo chiedere. Ma Pirandello è particolarmente presente nelle stagioni teatrali di Londra o di Glasgow o in Gran Bretagna o in Inghilterra? Veramente l'ultima produzione era quella di Liolà nel mio 2013, però nell'ambito anglofono ci sono due società, il Pirandello Studies nel Regno Unito e anche il Pirandello Society of America negli Stati Uniti, dove facciamo tanti Ah, spettacoli. bene. Infatti ti volevo chiedere, quali sono le associazioni pirandelliane di lingua inglese sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, associazioni con le quali voi collaborate o tu collabori e che pensi di portare poi nella città di Agrigento per onorare e omaggiare Luigi Pirandello? Sì, allora nel mondo anglofono esistono due riviste dedicate allo studio di Pirandello. Come detto prima, Pirandello Studies of America, che si chiama il PSA, e Pirandello Studies nel Regno Unito, per la quale mi occupo delle redazioni di testi incentrati sul teatro. Quest'anno ho pubblicato un capitolo intitolato Tradurre Pirandello al Caos, che include le interviste con due attori che hanno partecipato alla vostra Sì, produzione sì. di Il Professor Terremoto, messo in scena al Parco Letterario al Caos. Ho anche completato insieme al mio dottorando Ruggero Bianchin una traduzione dell'adattamento della novella Sì, che era stato realizzato Stefano da Stefano Miglioni. Miotto. Sì, precisiamo, voglio per il nostro pubblico che ci segue, per il pubblico inglese, per la verità, che il caos è l'area geografica dove insiste la casa natale Museo di Luigi Pirandello, che è alla periferia di Agrigento, nelle campagne agrigentine,
ora incorporate però all'interno della dimensione urbanistica. E ancora il 28 giugno, dunque, noi stiamo realizzando questo progetto. E tu ti curerai di realizzare i sottotitoli dei monologhi prandelliani che presenteremo per quella speciale circostanza e quella manifestazione. Realizzare i sottotitoli di un testo prandelliano dialettale, perché su quel versante noi ci muoveremo questo prossimo anniversario, è più complicato. E allora tu riesci a traslare dal dialetto la lingua italiana alla lingua inglese? Sì, infatti questo progetto che io sto collaborando con lei, che si chiama Tradurre Pirandello ad Agrigento, Capitale della Cultura, sì, 2025, è stato finanziato dal Fondo Britannico di Arts and Humanities Research Council's Impact Acceleration Account, e si propone di riflettere sulle necessità di rendere le produzioni teatrali in Agrigento più accessibili ad un pubblico internazionale. Ti volevo chiedere, questo, la presenza dell'Università di Glasgow, come si materializza? Contribuisce alla realizzazione? C'è un fondo, un'associazione esterna? Chi è che sostiene l'iniziativa a Glasgow? Sì, io sono allora la ricercatrice principale di questo progetto a Glasgow, che porto qui ad Agrigento con voi. E saremo io e il mio dottorando Ruggero Bianchin, che scriviamo i sottotitoli in inglese per aiutare il pubblico internazionale.